Konami. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e buonanotte a tutti gli amici di Lo Zoo di Football. Link sotto in descrizione, iscrivetevi a sto cazzo di gruppo Facebook. Comunque, mi sono scritti gli appunti. Allora, innanzitutto ragazzi, volevo ringraziarvi nuovamente perché, nonostante sia un canale piccolo, siamo tornati a rifare i numeri, cioè siete tornati a seguirmi, a confrontarci, a commentare, una bella community, almeno sul mio canale. Quindi volevo iniziare ringraziandovi. Allora, faccio un video perché oggi molto probabilmente non potrò registrare. Sto scattato di sonno, sto sveglio dalle 4:30, ma ho dormito poco e niente. Allora ragazzi, volevo dirvi alcune cose, diciamo i pro e i contro, soprattutto per questo inizio di Dream Team e Football 2022. Praticamente siamo ancora all'inizio, tutti quanti, ma penso la stragrande maggioranza degli scarsi come me, ci stiamo lamentando. E giovedì ci sarà il nuovo aggiornamento, almeno così dicono, per la PS4, dove la stragrande maggioranza sta giocando ancora, cioè io, uno di quelli che sta giocando con la PS4, perché non ha la PS, non possiede la PS5, non ce ne sono PS5, quelle che ci sono, ragazzi, costano costano troppo per me, ma per quanto mi ricordo costano. Non spenderei un 700 euro per una PlayStation per giocare solo ai football o PES o Gran Turismo, altro mio gioco preferito, non esiste proprio. Tu ci vai, la usi come lettore Blu-ray, non ho neanche televisore 4K ancora, ma non perché non me lo posso permettere, ma ho altre spese. Allora, mi raccomando soprattutto ad iscrivervi anche ai canali di YouTube, ma soprattutto Twitch, dei bruciati amici miei, i veri pro, dalle linee 88, ormai lo conoscete tutti, detto Lecchini 88. Sotto in descrizione cercherò di mettere anche il loro canale Twitch, su qualche commento l'ho fatto. Che è il 1988, detto Gianluca Carta, l'esperto di connessione, Stefano Ferrari DJ, ormai anche lui lo conoscete tutti, danno consigli, rispondono a tutti, non tutto gratis, lo sottolineo ancora, tutto gratis, non c'è bisogno di andare a pagare qualcuno per imparare a schiacciare la X e chiedere dei consigli in privato. Lo potete fare anche a me, io non so giocare, però qualcosa so anche rispondere, non ho le mani come dice qualcuno, ma uno su 1000, 1200, 1500, 2000 visualizzazioni che abbiamo a video, ma le mani io ce l'ho per altro, diciamo, per tenere la bambina in braccio, mia figlia, meno male che ho le mani, diciamo anche per pulirmi il culo, meno male che ho le mani, se non avessi le mani, poi c'è anche qualcuno che può avere le mani al pad, al joypad, ma non si sa pulire il culo, caca, e si mette direttamente i pantaloni con le mutande sopra, non sotto. Detto questo, e poi vi aggiungo anche Alfi 112, anche lui fa dei tutorial, lo conosciamo tutti Alfi, admin insieme a Lelinio di PES New Era, uno dei gruppi più numerosi d'Italia, più importanti, gli alzo chiacchi. Il mio si chiama Lo Zoo di Football, ragazzi, il link lo trovate ovunque. Saluto anche Stefano Caparelli, il buon dottor Antonini e Marco, altri tre fedeli amici, esperti su tutto. Che cazzo vi volevo dire allora, ragazzi? Ho fatto una live di 4 ore, bellissima, è andata bene, vi ringrazio tutti quanti. Io comunque porto le live del gameplay, non faccio gli spezzoni come fanno altri, porto anche le sconfitte, gastemo. È il mio modo di portare il canale, se non ti piace cambia canale, non è colpa mia. Il giorno dopo che succede? So che c'è un aggiornamento, si fa l'aggiornamento, ieri provo a registrare, ho fatto 3 video, come ho detto ieri nell'ultimo video li ho cancellati per il nervoso, c'erano anche le vittorie, ma ragazzi non andavo,
non va, non va. Tutti quanti hanno commentato, cioè la community, i commenti sono stati costruttivi e non distruttivi nei miei confronti, vi ringrazio. Io sono scarso, l'ho sempre detto in tutti i video. Io dal 2019 porto PES 2019, ho portato PES 2020, i football 2021 e adesso i football 2022. 4 anni solo PES, qualche video ultimamente di Gran Turismo e questi video che faccio così. Ho fatto video in genere, non anche qualche tutorial, qualche consiglio, qualche informazione. Che cosa sta succedendo? Ma lo dico bello tranquillo, senza che ci agitiamo, tanto sto tornando a casa dopo il lavoro, vedete gli occhi un po' così perché sono stanco e c'è il sole. Ho fatto una lista così, mi sono scritti gli appunti di quello che vorrei dire, vorrei raccontare un po' con voi, giusto un quarto d'ora, 20 minuti. Se avete la voglia di ascoltarmi, ascoltatemi. Anzi, raga, per chi non si è iscritto, non costa nulla, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina se vi fa piacere. Come state notando, io rispondo a tutti, metto il mi piace, il cuoricino a tutti, a qualcuno rispondo anche... non dolcemente, perché forse se lo merita, ma rispondo a tutti, ragazzi. A qualsiasi domanda, sapete, io rispondo a tutti. Allora, che è successo ieri? Ripeto, io sono scarso, vorrei fare degli appunti pro e contro con Ami. Voi dite, va bene, aspetta giovedì, vediamo come va. Va bene, ma tu voi pensate che andrà meglio? No. Allora io dico, ci sono problemi con la PS4. Non ci fa giocare. Dice, ma che, cioè, facci giocare offline. Tanto ormai, dopo che mi hai fatto imparare a giocare alla demo, tu mi hai sminchiato tutto. E la prova ci sono. Io ho portato sempre video, non dico tutti i giorni, ma settimanalmente ho portato i video. È la prova costante di quello che dicevo, che dico e che dirò. Quindi non dico cazzate. Beh, se fossi proprio scarso, che cazzo portavo? Che contenuti portavo? Le sconfitte? No, io penso di essere uno normale. Se fossi un pro, ma dovrei essere un pro come Lele, che gioca e spiega, ma non come gli altri pro che fanno di più, sciacquiti i pal che fai di più, vinciti pure la divisione, arrivi tra i primi 10 e sciacquiti i pal alla fine. La gente, te lo dico, grandissimo pro, provolone, ma più di uno, si stanca, si stufa, perché la stragrande maggioranza è scarso come dite voi o normale come sono io. Gioca, si incazza, ha diritto di incazzarsi, perché io amo, ho sempre io, il mio limite è quello, ho una certa età anche, non fumo, non bevo, non ho vizi, accendo la play, mi incazzo e gioco, ma vorrei giocare, ma non che mi si vi sminchia tutto. Vogliamo, cioè, iniziamo anche col matchmaking. Il matchmaking, facciamo anche divisioni, voi dite. Partiamo tutti quanti dalla 10, dalla 9, dalla 8. In base a quale, cioè, a cosa mi abbini tu? Facile, trovo uno scarso, o viceversa, trovo un pro, me lo prendo in culo. Trovo 10 pro, non ne vinco neanche una. Gli altri anni c'era, partivamo da 0. C'era la valutazione, sapevi che io non avrei mai beccato un pro, cioè sarebbe quelli da 1000 in su, giusto? Io questa cosa non l'ho capito, datemi voi una spiegazione, mi raccomando, potete commentare. E stiamo nelle divisioni, penso che prima o poi inizieranno le valutazioni, no? Oppure altri eventi, vogliamo parlare degli eventi? Che cazzo, sono scritto, eventi. Sì, facciamo le divisioni. E ogni partita non mi dà neanche 1000 GP, 2000 GP, 3000 GP, qualche punto extra. No, se passi la divisione te li danno. Ma porca troia, dico io, come nella live, ho fatto 12 partite per fare 10, 9, 8, 6, 4 divisioni per non so che cazzo ho avuto, non lo so. E poi mi vai a mettere Lewandowski 1.500.000 GP. Oh! Ma te ne sei asciutto da capo? Come cazzo li devo fare i GP? Secondo te mi devo mettere le ore a giocare contro Com per prendermi
qualche GP o rifare qualche evento per avere 100 GP o i 100 punti ex. Che cazzo devo allenare? La palla a destra di Mbappé? E con gli altri 100 al massimo possiamo abbottare le palle quando usciranno Carlo Enzo, Gabriel, Omar, Sapitci, Battistuta. A Konami! Ma vaffanculo, vai, mo comincio a incazzarmi. E poi non mi dite che non siete d'accordo, dai. Crossplay! Stavamo aspettando il famoso crossplay. Tu adesso mi abbini ovviamente PS4 contro PS5, PS4 contro PS4. Ma la stragrande maggioranza di tutte quelle che non ho perso, e sono andato a vedere perché si può vedere contro chi sta giocando nel suo profilo, la stragrande maggioranza, lo puoi vedere, era contro PS4. Tutti quelli che ho giocato contro PS5, ma è scontato, ho perso. Non malamente, ho perso di un gol o anche pareggiato, chi sia chiaro. Ripeto, io sono normale, sono scarso normale. E ma che mettere il crossplay, che faremo? Cosa cazzo? Là ce l'hai il progetto. Cosa ti costa mettere già sotto PS5, PS4? Almeno sono consapevole che devo fare veleno nel frattempo. Sto aspettando mo che farai PS4 con Xbox. Xbox, non so come si chiama. I famosi, le nuove console. Dici, ma è colpa tua se non ce l'ho? No! Non è colpa mia. Fai un pacchetto, giocate solo voi della, la PS4, quando ci sarà il cosplay vi mischiamo tutti insieme. Vai! E pensi che anche qua siete d'accordo? Giochiamo. Lo spirito di squadra. Mi raccomando, tutti quanti, porto l'accento, così ti troverai meglio. Vedrai che la tua squadra è meno rincoglionita. Porti accento. Tutti freccia verde, lettera B. Ripetiamo, non ho le mani, facciamo la premessa. Chi cazzo vado a beccare? Oh, e non lo so se è un bug, eh? Tutti squadre contro 73 spiro di squadra, massimo 2000 di punti forza squadra. Mo non mi ricordo come si dice. Devo commentare. Bastano i video di ieri. Bastano. Non vado oltre. Fate un po' voi. Della difesa? Vogliamo parlare della difesa? Che cazzo parla a fare? Dite, sei tu scarso, non so difendere. Vatti ad allenare. Ma porca puttana, sono 2 anni che non mi metti gli allenamenti come una volta, che io non vedevo l'ora di fare gli allenamenti, dove tu mi davi dei premi. E io, pur di arrivare sempre oro, mi mettevo anche le ore da ciuccio a imparare allo scartare, a fare il dribbling, a crossare. Sì, lo facevo fino al 2020. Dal 2021 tu me li hai tolti. Perché? No, 2021 stava. Mi pare che non c'erano i premi. Cioè, da quest'anno me li hai tolti. Giusto, da quest'anno me li hai tolti. Il dribbling, sapete tutte quelle minchiate? Però, no. L'importante è che sappiamo fare tutti quanti. Siamo ritornati a fare tutti quanti l'L1X. Imbucare la difesa, gol. Raga, non dite che non è vero, perché lo faccio pure io quando riesco a farlo. Quando non c'è quell'input lag, purtroppo, ragazzi, quest'anno non c'è lag, ma c'è un ritardo, almeno alla PS4. Parliamo della PS4. Un ritardo. Ma io dico, ma come cazzo si fa? L1X vai gol, L1X vai gol. Dai, raga, guardateli bene, guardateli. Io non ho saputo mai difendere, perché chi cazzo mi conosce sa, Nico gioca sempre all'attacco, no, anche quando sta 2-0-3-0 gioca. Io ho sempre giocato così. Devo giocare per divertirmi, non mi gioco per chiudermi, raga. Io sono fatta così, non mi entra nulla in tasca, però voglio divertirmi, cosa che non ci sta riuscendo Konami adesso. Ma non ti incazzare per un gioco. Perché non dovrei incazzarmi per un gioco? Ditemi. Allora chiudo il canale, vi porto solo le vittorie. Come fanno parecchi, che le sconfitte non ve le portano. Le sconfitte non ve le portano. Invece io sì, non ho nulla da nascondere. Facciamo così, portiamo le vittorie, ci facciamo 2 risate. Arrivederci e grazie. Ma di che cazzo stiamo parlando? Poi dei comandi associato almeno qua
qua dobbiamo aprire un altro capitolo di 10 pagine. Oh raga, io quest'anno i comandi non ci sto capendo un cazzo. R1, schiacci R1 con la X, quadrato, fai il tiro alla Kitemur, sarebbe sensazionale per me il tiro alla Kitemur. Difendi L2 lo chiamo, L2 quadrato, R2 tiro a giro, L1X, oh! R3 in zasbanchiele, R3 io non lo so. E mo che arriverete voi a 47 anni, vediamo che cazzo ci sarà, sarà la PS9, e voglio vedere che cazzo saprete fare a quell'età. Io non ci riesco, ai comandi io non ci capisco niente. E non ci nascondiamo che la stragrande maggioranza non ci capisce niente. Vogliamo parlare del menù? Il menù a me fa schifo. Era così bello dividere esterno, interno, My Club o Dream Team. Vecchio, datato, sembra XP, sembra fatto con... sembra quando accendevate XP, vi ricordate l'XP? Ma vi ricordate? Oh! Fa schifo, non mi piace, è schifoso. E non ci lamentiamo neanche qui. Delle vette abbiamo parlato, degli spacchettamenti non ne parliamo proprio. Devo per forza shoppare quelle 100 monete per prendere qualche cadavere. Qualche cadavere. E invece con i GP devo spendere milioni di GP per farmi una squadra, per comprare 3 o 4 giocatori. Ma i GP, e io qua 900.000 GP o 800.000 GP nella demo li ho fatti, e sapevate che a me non mi piaceva, cioè ci ho giocato, ho imparato. Dove cazzo li vado? Mi vado a rifare gli eventi di 100 GP a partita? Ma sei fuori? Anche qui ti vuoi dare una svegliata? Vabbè, l'importante è che Renato Galbani, Dan, la spardo puttanate. Questi io quest'anno non te li do. Svegliati Konami, non te li do. Svegliati. Fa tutto schifo. E da giovedì voglio vedere cosa saprai fare con l'aggiornamento. Oh! Fa schifo. E su 8, 20 partite, su 20 partite in divisioni, il sottoscritto ha perso o 4-5 partite, e testimone là, possiamo andare a vedere se registra. Su 20 partite 5 ne ha persi, quello scarso, eh? Vabbè, diciamo l'X lo so usare, il quadrato lo so usare. Penso di aver detto tutto. Compari i giocatori, convertivamo i giocatori. Era una cosa bella. Come cazzo andavano, potevi pomparli. Adesso per pompare il giocatore devi avere i punti exp. Quando Konami te li darà i punti exp? E quando te li dà? Una volta che hai finito gli eventi ti sciacqui le palle. Chiaro? Anche questo. Ma Tutto strano. Volevamo il cambiamento. Prendiamoci il cambiamento. Raga, io non so che cazzo dirvi. Avete idea di aspettare giovedì? Aspettiamo giovedì. E se giovedì fa schifo ancora, che facciamo? La stragrande maggioranza ha detto: prendi, cancelli il gioco e basta. Io farò un passo indietro. Riprendo a giocare Gran Turismo. È vero che dico sempre così, ma puttana maiala, accendo sempre quella cacata di football. Poi tra l'altro, fateci caso, e non l'ho notato solo io, ma si vedono chi sono. Tutti i fifari sono tutti primi classifica. Giocano come se non fosse... cioè, è come se niente. Da dove ti ne accorgi giocano FIFA? Me ne accorgo, a parte che lo so. Ragazzi, giocano come stessero giocando sul burro. Io vado invece ad azzoppare in bacio al muro. Ripeto, quei 3 o 4 su 1000 che commentano, rimango scarso. Va benissimo, rimango scarso. Voglio essere scarso. Da chi devo imparare? Posso imparare, ma non ho tempo. Però fammi giocare, Konami. Fammi giocare. Voglio perderle tutte, ma fammi giocare. Chiaro? Datti una svegliata.
che adesso è gratis, a me non me ne ha fatto un cazzo che un gioco gratis, tanto te le fricherai i soldi con la monetizzazione. Datti una svegliata, vedi cosa puoi fare. Vuoi mettere gli eventi? Sei partita già con le divisioni, gli eventi online, Spanish League, che cazzo me ne fa? Metti gli eventi dove possiamo vincere nuovamente una leggenda, dove possiamo vincere qualche GP, dove possiamo vincere qualche punti exp. Falle gradualmente, metti le difficoltà, svegliati, svegliati e svegliati. Io sto a dormire, ma tu stai a dormire. Ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al gruppo, è tutto gratis. Iscrivetevi agli amici di Twitch, anche lì è tutto gratis. Se andate, andate a nome mio, tanto non dico che tutti mi conoscono, ma quasi. Non bestemmio, lo sapete, continuerò a gastimare fino a quando potrò, lo farò. Se non vi piace il mio modo di portare contenuti, cambiate canale e seguite gli altri. Un abbraccio e alla prossima. Ancora mi, ma qua, tra fangulo, beh.